L'alimentazione influisce sulla fertilità? Ma direi di sì, anche se in onestà scientifica non ci sono evidenze definitive che dimostrano questo tipo di associazione. Resta il fatto che nei consigli che diamo alle donne che cercano gravidanze è quello prima di tutto di avere un peso ideale. L'obesità è negativa nella fertilità femminile, ma lo è anche in quella maschile, quindi il consiglio è di arrivare a un peso ottimale in entrambi i partner, peso ottimale che deve essere ottenuto associando l'attività fisica, perché l'effetto negativo dell'obesità è sul metabolismo, e il metabolismo si combatte sia con una dieta adeguata sia con un'attività fisica, tant'è che nelle pazienti che hanno problemi di infertilità proprio dovuto all'obesità ci accorgiamo che i benefici della dieta appaiono subito, quindi basta perdere il 5% del proprio peso e associarlo, ripeto, all'attività fisica per avere un beneficio in termini di fertilità. Quali micronutrienti, quali nutrienti in generale non devono mancare sulla tavola? Ma allora, è patrimonio comune, però è importante ricordare l'importanza dell'acido folico, quindi la supplementazione con acido folico già alcuni mesi prima di iniziare la ricerca di gravidanza. Per quanto riguarda la dieta mediterranea anche qui la fa da padrona, per cui aumentare frutta, verdura, cercare di sostituire le proteine animali della carne rossa con proteine vegetali come possono essere lenticchie, piselli o fagioli e evitare poi alcune cose negative come i fritti, quindi gli acidi grassi trans oppure le bevande zuccherate, come insomma, senza dire nome, le note bevande zuccherate. Poi sì, l'ultimo consiglio da alcune evidenze americane è il bicchiere di latte intero al giorno.